Un weekend che potrebbe risultare decisivo per il futuro prossimo del diavolo, sia in senso positivo che negativo, perché affari spenti, i contatti tra la società biancorossa e Gilberto Candeloro vanno avanti e nei giorni caldi della trattativa per l'allargamento della base societaria del Teramo è lo stesso presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, a tracciare la strada per il presidente Campitelli. Credo che la Teramo non è esente da quelle difficoltà che sono fisiologiche all'interno della Lega Pro. Fa bene Campitelli a cercare aiuto, perché io so quanto a livello personale sostiene, quali sono i sacrifici suoi e della sua famiglia, e credo, lo dico senza falsa retorica, io gli consiglio di allargare la base sociale. Lui non deve più rischiare, perché non è giusto, non è morale che un uomo debba svenarsi, rimettere risorse rischiando in prima persona, rischiando con la propria azienda. Ci vuole un progetto organico. Il rischio va frazionato, questo lo dico non al Teramo o a Campitelli, lo dico a tutti i presidenti della Lega Pro. Attenzione, perché le risorse sono scarse, le esigenze sono altissime, la competizione sportiva è una competizione molto severa, molto selettiva, bisogna essere preparati, ma bisogna essere anche molto responsabili. D'altronde, come ammette lo stesso numero uno della terza serie, le difficoltà sono davvero enormi per le società di calcio. Una situazione che si inserisce in un momento di grande difficoltà generale, una difficoltà che noi stiamo cercando di governare nel miglior modo possibile, ma purtroppo, come è noto a tutti, i grandi impavidi condottieri presidenti della Lega Pro sono stanchi, continuano a far fatica a riversare e a coprire le continue perdite con risorse proprie della propria azienda, delle proprie famiglie. Dunque il parere di Gravina è chiaro, ora tocca a Campitelli fare proprie le parole del dirigente oppure no. Quello che è certo è che le trattative proseguono, il fine settimana potrebbe essere risolutivo. Dunque il mercato per il momento è ancora fermo, si aspettano equilibri nuovi o vecchi. È ancora presto per dire dunque come sarà il Teramo futuro sul campo. Quello che i tifosi cercano di capire adesso è chi prenderà le decisioni importanti.